Pronti, prego. Oh, finalmente. Finalmente. Ah, la domanda è finalmente. Cominciamo. Oh, finalmente. Sì, con finalmente posso dirti che oggi era importantissimo per noi ovviamente vincere in casa, davanti al nostro pubblico, tornare e avere appunto questa forza in più che il coach ci ha detto subito che la cosa su cui dovevamo puntare maggiormente era la difesa, perché come appunto sappiamo tutti abbiamo giocato gara 1 offensivamente parlando molto bene, ma dal punto di vista difensivo abbiamo finito il secondo quarto 48 pari, abbiamo subito 100 punti e quindi dovevamo sicuramente dal punto di vista difensivo fare meglio. Infatti gara 2 e gara 3 abbiamo poi subito 99 punti in due gare, rispetto a gara 1 ne abbiamo subiti 100, quindi il nostro obiettivo principale l'abbiamo raggiunto, era in gara 3 era questo, e diciamo che siamo contenti per questo, non dobbiamo pensare a dopodomani che sarà un'altra battaglia. Il mio finalmente era per vederti qua. Grazie. Luca, ascolta, sei partito all'inizio dell'anno con dei vantaggi minimi, oggi sei il giocatore in questa gara più utilizzato, come si arriva da partire da decimo uomo, diciamo così, a si arriva secondo me dal mio punto di vista sempre lavorando sodo e diciamo pensando il meno possibile al minutaggio e pensando più che altro a fare bene sempre ogni allenamento, vedere quello che vuole il coach, come ho già detto in precedenza, in questo caso era la difesa, dovevamo puntare molto sulla difesa, l'abbiamo fatto. E rispondendo alla domanda, a mio parere bisogna lavorare giorno per giorno senza pensare troppo, senza farsi paranoie e cercare poi di prendere sempre più minutaggio, come hai detto tu oggi, e meritarselo, insomma. Quindi, Andrea? Senti che quella di oggi è in qualche modo un premio per tutti gli sforzi che hai fatto per farti trovare. Tu arrivi a farci due, è chiaro che hai lavorato magari più degli altri per farti trovare pronto. Credo che la gara di oggi sia il giusto premio per i sacrifici che fanno per arrivare a farsi trovare pronto come giocare oggi, d'accordo? Sì, sono d'accordo. Diciamo che è un premio, ma come hai detto tu, vengo 2 anni fa, giocavo in Serie C, quindi ho tanto da imparare. Sicuramente se si fa una buona prova bisogna restare con la testa sulle spalle e pensare alla gara successiva e far meglio, perché come hai detto te, l'esperienza è molto importante, come vediamo anche da Cinciarini, da Mancinelli, anche chiedendo a loro l'esperienza fa tanto e il vissuto in campo fa tanto, quindi ho fatto bene, sono contento per aver contribuito a questa vittoria, però devo pensare sicuramente al dopodomani e cercare di fare ancora meglio. Altre cose? Magari spegnendo le telecamere può farci un esempio di questi insulti disumani che sono 2 anni che ti rilancia in allenamento. Telecamere spente, possiamo... simula telecamere, sì. No, meglio di no, però sono serviti e servono tanto, perché cioè, a mio parere stanno servendo moltissimo, perché ogni allenamento ci alleniamo proprio con intensità di partita e questo per me è fondamentale appunto per recuperare tutta l'esperienza che devo prendere ancora. Ok, adesso spegniamo. Grazie. Adesso faccio. Grazie a voi.